La vita a Twin Lakes non è facile, specialmente se siete Francis McQueen, investigatore dell'occulto. Infatti, nonostante le apparizioni di gremlins e fantasmi siano all'ordine del giorno, il dipartimento del paranormale è snobbato da tutti e lasciato ad affrontare ogni crisi con mezzi irrisori. Non aiuta il fatto che il vostro collega Dooley sia quello che potremmo definire una gran testa vuota. The Dark Side Detective è un'avventura grafica realizzata da Spooky Doorway. Consiste di sei casi, tutti molto brevi e autoconclusivi, con personaggi ricorrenti. L'ambientazione è comica e le battute, spesso basate su qualche citazione degli anni 80 e 90, si sprecano. A volte la battuta è fatta sulla battuta stessa. Sia McQueen sia Dooley hanno un senso dell'umorismo un po' così, e quello che fa ridere è vedere come non facciano ridere. Sono prese di mira anche le convenzioni dei videogiochi e delle avventure grafiche nello specifico, o le convenzioni del genere horror, o ancora gli stereotipi su questo o quel tipo di personaggio. La ciliegina sulla torta sono le battute nel menu. Provate un po' a disattivare la police corruption. Insomma, la vena comica è abbondante e ben riuscita. I personaggi non hanno una psicologia molto approfondita, neanche quelli principali. Suscitano simpatia perché sono ben scritti e perché di norma sono dei poveracci che fanno del loro meglio in condizioni non ideali. Persino Dooley, che è un cretino pigro senza appello, fa comunque più simpatia dei colleghi boriosi e scansafatiche di McQueen. L'ambientazione è interessante, ma non viene approfondita a sufficienza. Specialmente al Dark Side, ossia la versione parallela del mondo reale, che è quella da cui arrivano molti dei problemi che McQueen e Dooley devono affrontare. È un peccato, perché è affascinante e quel che se ne vede sembra ben fatto. Questo è un po' il limite del gioco. Nulla è davvero approfondito abbastanza. Anche la storia in realtà non c'è. I casi presenti, per quanto piacevoli da affrontare, non sono particolarmente geniali o interessanti. Non è presente un arco narrativo che si sviluppi attraverso tutti e sei i casi. E soprattutto nulla di quel che succede è legato in qualche modo ai personaggi principali, ai loro problemi interiori e alle sfide che devono superare. Noi ci troviamo insomma a risolvere i casi solo perché è il nostro mestiere. Questo approccio toglie profondità alla parte narrativa e non permette di sviluppare soluzioni interessanti. Per esempio, l'ultima indagine riguarda un crimine che i nostri scoprono casualmente. Il gioco fa persino una battuta su questa cosa. Del tipo, ah, che fortuna, siamo incappati proprio in questi tre indizi. Bastava mancarne uno per non capire che c'era un crimine. Ed è simpatica, ok, ma questa resta una soluzione narrativa pessima e pigra. Se i vari casi fossero stati collegati fra loro, si sarebbero potuti inserire gli indizi per l'ultimo un po' dappertutto nella storia, eliminando così questa orrenda e inverosimile coincidenza. Una delle indagini sembra riguardare nello specifico Dooley, e quindi il rapporto fra McQueen e il suo assistente. Ci si aspetta una cosa un pochino più profonda, che sia legata al loro passato, ai loro problemi, invece no, è una finta! Anche questo è potenziale sprecato. Sì, è tutto molto simpatico, fa ridere e divertire, ma ci si ferma qua. I casi sembrano quasi un'introduzione al vero gioco, che però ovviamente non c'è. Questa impressione è ulteriormente rafforzata dalla brevità di questa avventura, che si completa in 3 ore circa. Di solito non ci lamentiamo di tale aspetto, e anche in questo caso il problema non è legato alla durata in sé. Piuttosto è un problema legato a come il tempo è stato speso. Poteva di certo essere impiegato meglio, creando un titolo che approfondisse i suoi personaggi principali, senza coincidenze assurde e che non lasciassi l'idea di aver giocato al prologo di qualcosa. Il gameplay consiste nel classico raccogli oggetti, usa oggetti, condito con qualche minigioco non troppo odioso. È molto difficile restare bloccati perché la logica dietro gli enigmi è logica e anche se non proprio banali, i puzzle non brillano neanche per complessità. Di solito si ha sempre un'idea di cosa fare con gli oggetti raccolti, o almeno di cosa fare in generale, anche se non si è ancora capito come.
Le aree non sono mai troppo grandi, quindi si avrà sempre tutto sotto mano. Magari si rimane bloccati per via di qualche minigioco, ma mai troppo a lungo. Graficamente il gioco è stupendo. I dettagli non sono molti, ma sono sufficienti, e i personaggi riescono a essere espressivi anche senza avere una faccia. Il che è dovuto in gran parte alla qualità della scrittura. Le animazioni sono minimali, ma efficaci. Anche le musiche, realizzate da Ben Prunty, lo stesso musicista dietro quelle di Faster Than Light, sono bellissime. Non a caso, sono acquistabili a parte su Steam. Peccato che non ci sia una musica particolare per i titoli di coda, che di solito vantano i pezzi migliori dell'intera colonna sonora. Dal punto di vista tecnico, l'unica vera scocciatura è la mancanza del salvataggio manuale, che è particolarmente odiosa in quanto, ricominciando una partita, si cancellano anche tutti i salvataggi precedenti. Nel complesso, The Dark Side Detective è un'avventura simpatica che però lascia un po' il tempo che trova. Riderete delle battute e forse vi ricorderete anche qualche personaggio, ma il gameplay poco incisivo e la mancanza di una qualsiasi storia nel vero senso del termine non gli fanno fare il salto di qualità. Di certo non siamo di fronte a una brutta avventura, ma si poteva sicuramente fare di più con gli elementi a disposizione. Che la Spooky Doorway riesca a fare meglio la prossima volta? Per noi di oggi, The Dark Side Detective rimane un gioco da provare.